Allora, dopo gara piuttosto accesa questa sfida, molto sentita con il tecnico Maracino al termine della partita tra Virtus Latina Scalo e United Latina e insieme anche al direttore generale della società Tullio Fiaschetti. A questo punto sembra di capire che comunque la vera avversaria più difficile, proprio lo United, all'andata era stata una gara difficile, 4-0 alla fine del primo tempo, poi siete riusciti a recuperare questa sera, sembrava un po' rivivere il match di andata. Diciamo che come dici te, secondo me è la stessa. Abbiamo fatto 3 errori il primo tempo. Questa è una squadra comunque che aspettava, quindi tentava in quanto riguarda le spinge sulle ripartenze. Hanno fatto 3 bei gol nel momento di possesso palla nostro, quindi abbiamo fatto degli errori di troppo. Questa abbiamo pagato un po' la troppa convinzione di portarsi a casa i 3 punti, però a me sinceramente mi è piaciuta, è stata uguale. Poi noi purtroppo questa è una squadra che spinge tanto, tu lo vedi, loro cercano sempre, molto spesso cercano la profondità. Su alcuni frangenti della partita la partita va rallentata, aveva fatto un possesso di palla in modo che comunque li fai uscire. Noi abbiamo cercato in tutti i modi comunque di chiuderla, perché dal 3-0 passi su 4-3, chiaramente poi su una deviazione, un tiro di deviazione prendi il pareggio, lì un attimo ti destabilizzi. E poi succede poi il gol finale, che ci può stare, però voglio dire, faccio comunque complimenti ai miei ragazzi perché hanno dato tutto, a volte si prendono i punti, a volte no. Ecco, hai messo un po' nel cardellone tanti errori, perché ce ne sono stati tanti da parte della tua formazione, però adesso andiamo un po' più nel dettaglio. Primo tempo 3-0 sotto, la possibilità riaperta con Mameli prima, poi Corbi, successivamente la possibilità di andare al pareggio, primo diciamo vero reale errore, quello più evidente. Nella ripresa hai più volte ripetuto dalla panchina di pazientare soprattutto sul possesso palla, ma questa sera sei stato poco ascoltato. Qual è tra questi 2 errori maggiormente vistosi, quelli che a questo punto ti danno più fastidio di questa sconfitta? No, quello che mi dà più fastidio è prendere i primi 3 gol, di cui 2 gol di posizione. Questo sport è chiaro, cioè nel momento in cui ci sono delle palle da fermo è chiaro che il corpo del giocatore deve stare avanti alla traiettoria. Questo non è successo, ma questo lo facciamo di solito, normale, quindi vedi, sono un pochino di cose che danno fastidio, a volte vengono camuffate anche da risultato, perché le fai, però poi arrivi alla vittoria, insomma tutto quello che hai sbagliato poi va a svanire. Gli errori sono stati più di qualcuno, però dico, secondo me nel secondo tempo ho chiesto un possesso palla, perché comunque avevamo 30 minuti con molta pazienza, noi siamo preparati atleticamente, quindi possiamo benissimo arrivare al 60esimo con la stessa lucidità del primo tempo. Questione di episodi, a volte ti premia, a volte no. Oggi hai fatto degli errori che sono stati fatali. 3-0 non è semplice recuperarlo, poi specialmente con un pubblico così numeroso, la tensione della partita comunque la senti, però bravi a loro che comunque hanno sfruttato le loro situazioni, quindi è da dire anche questo. Allora, il tecnico giustamente l'avete dall'esterno e Tullio Fiaschetti adesso la mette un po' sul ridere, anche un po' per sdrammatizzare. Adesso la tensione è scemata, 4 giornate al termine, resta da gestire questo vantaggio, sicuramente un risultato che fa sorridere più che altro la squadra che vi sta alle spalle. Vabbè, certo, tanto noi comunque sulla carta per vincere questo campionato, compreso oggi, basta una vittoria in 5 partite, quindi diciamo che se non è oggi mi auguro che arriverà abbastanza breve. Certo, oggi sarebbe stato bello chiudere il discorso, sarebbe stato bello, però pazienza, ci stanno ancora altre 4 partite, poi insomma non è detto, comunque lo Sperlunga le deve vincere tutte, quindi voglio dire, c'è tempo, certo, con un pubblico del genere sarebbe stato bello vincerlo oggi. Allora, vuoi o non vuoi, le occasioni però fanno sempre la differenza.
tanto spreco proprio sul vantaggio all'ultimo giro di neanche di lancetta, praticamente il tempo era ormai scaduto, questo calcio di punizione, palla inattiva, la Virtus Latina Scalo perde l'unica partita in casa, l'unica squadra che è riuscita a prendere punti su questo difficile campo così classificato. Adesso da dove bisogna ripartire per arrivare a questo finale di stagione? Ma noi dobbiamo ripartire da... cioè, anche se oggi era, arrivava comunque la vittoria, non cambia niente. Io con la società ne abbiamo sempre parlato, volevamo comunque onorare fino alla fine. Oggi è stato soltanto, diciamo, una frenata, calcolando che noi normalmente giochiamo, mancava comunque Iannella, 50 gol, comunque è uno che sui spazi se li prende e fa male. Chiaramente per un errore, secondo me, di valutazione dell'arbitro settimana scorsa, ha preso una giornata di disqualifica, ma questo nulla toglie a quelli che comunque l'hanno sostituito e hanno dato il massimo. Questo sport è così, puoi tenere il possesso palla per 50 minuti, comunque se poi su delle ripartenze prendi e fai degli errori madornali, è chiaro che fa male. Come diceva il direttore generale, oggi era la cosa brutta, è quello che era di festeggiare in casa. Capisco il malumore e tutto. Si andrà a festeggiare in trasferta. Assolutamente, ma al di là che se succederà anche settimana prossima, forse perderemo, forse pareggeremo, forse vinceremo, non cambia niente. Abbiamo 4 partite per fare il risultato, rientreremo tutti a pieno regime. Non c'è nessun problema, dobbiamo stare tranquilli e sereni, continuare a lavorare come niente fosse e basta, ci può stare. Comunque 72 punti sono tanti, quindi ci può stare, come è successo all'andata col Cori, ci può stare comunque con una signora squadra che è lo United, va benissimo, prendiamo lunedì, lavoreremo sugli errori fatti e cercheremo di chiudere il campionato il prima possibile. Tutto lì. Bene, da Latina Scalo è tutto, Daniele Porcelli vi augura la più cordiale buonasera.